Siamo qui con Lorenzo Radice, sindaco di Legnano, alla presentazione del nuovo piano industriale di Neutalia. Ci dica, qual è il rapporto della città con questo nuovo piano? È un rapporto che si costruirà nei prossimi mesi. È uno dei cambiamenti importanti rispetto al passato che abbiamo conosciuto anche con Accam. Il piano è un piano, come è stato detto anche oggi in conferenza stampa, anche dal presidente di Neutalia, da tutti i soci, è un piano che si apre al confronto e si apre alla discussione della cittadinanza. Verrà seguito il processo che viene utilizzato per le opere sopra i 300 milioni, perché qua si parli di un investimento che è di un terzo rispetto a questa cifra che impone la legge. Un percorso che durerà 4 mesi sostanzialmente, nei quali porteremo chiaramente non solo al Consiglio Comunale, ma anche a tutti i cittadini, e Neutalia lo porterà a tutte le istituzioni, il piano con lo scopo proprio di metterlo al centro del dibattito pubblico, della discussione pubblica e anche delle proposte di cambiamento, di miglioramento, di ulteriore innovazione che la cittadinanza, i tecnici, le istituzioni vorranno proporre. Credo che questo sia un passo, un cambiamento veramente anche qua epocale rispetto a un modo di lavoro che è stato tipico purtroppo anche del passato, in cui si decideva tutto e in qualche modo poi un piano veniva calato. Ecco, la novità, la differenza e il rapporto anche che chiedo alla cittadinanza, anche alla cittadinanza di Legnano, è proprio questo: di interagire, di entrare in contatto, di confrontarsi e di portare le proprie proposte. Ne abbiamo tante capacità nella nostra città per farlo e credo che dal confronto potrà uscire un piano ancora migliore di quello che abbiamo visto oggi. Dice giustamente confronto, cambiamento epocale, anche quello che è il rapporto di Neutalia col territorio, insomma, sappiamo che il territorio non l'ha sempre visto di buon occhio. Pensa che riuscirà questo cambiamento? È un cambiamento difficile, è un cambiamento però che oggi inizia partendo dalle richieste che anche le parti politiche, noi comuni, abbiamo fatto all'azienda. È un piano, tanto per incominciare, che prevede, che si basa sull'assunto dell'incremento della raccolta differenziata, che si basa sull'idea che non debbano e si può sostenere tutto il piano senza un incremento della produzione di rifiuti. È un piano che si basa sull'autosostenibilità, cioè sull'utilizzo dei rifiuti che il territorio produce e sempre di meno sull'andare a prendere rifiuti da fuori. Sono delle innovazioni importanti insieme a tutti i temi dell'economia circolare, il recupero della materia, il riutilizzo della materia, la riduzione dei volumi di rifiuto, la riduzione, l'abbattimento della CO2 e di tutto quello che può essere la parte, diciamo, negativa, l'utilizzo dell'energia. Ecco, veramente oggi è stato presentato un piano che, ripeto, si pone alla discussione del territorio, della cittadinanza, delle istituzioni, un piano che è fortemente innovativo e che rimette finalmente questo territorio al centro e anche all'avanguardia, perché il piano presentato oggi ci parla di una realtà che davvero si pone all'avanguardia nel panorama italiano e che compete veramente molto bene a livello europeo. Grazie mille. A voi.